Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao bimbi! Saluta Tito! Ciao bimbi, ti voglio bene! Ciao bimbi, eccoci qua finalmente! Io e Tito siamo pronti per iniziare la missione per il pianeta Colorium! Evviva! Evviva, abbracciamoci Tito! Ti voglio allora, anch'io, Titino! Allora, Tito, ora spieghiamo ai bimbi cosa bisogna fare. E che cosa, ombretta? Dobbiamo salvare il pianeta Colorium, ma l'unico modo per salvarlo, Tito, è imparare a disegnare e disegnare tutte le cose che nel frattempo l'armata gommata sta cancellando dal tuo pianeta, giusto Tito? Dai Tito, non fare il timido! Allora, bimbi! Dimmi, ombretta! Però adesso dobbiamo aspettare che arrivi la missione, arriverà proprio da un momento all'altro! Sei pronto, Tito? Sì, concentrati, perché dipende dalla tua concentrazione! Eccola! È arrivata la missione! Una carta meteora, la prima carta meteora! Questa è una lettera che viene direttamente da Colorium. Vediamo chi ce la manda. Vediamo! Che brutta scrittura! Non è vero! Allora, Tito! Dimmi. È Remma Titone che scrive. Il mio papà. Carissimo Tito, è bello vederti ambientato in un mondo nuovo. La Terra deve essere proprio un bel posto. Bellissimo. E poi sei capitato a casa di Ombretta, una colorina perfetta. Fantastico. Allora, per questa missione una cosa speciale dovrete fare. Tanti prati dovrete disegnare, perché le armate gommate non stanno facendo altro che cancellare tutte le praterie fiorite. Stanno cancellando tutti i prati a Colorium! Non possiamo permetterlo! Assolutamente! E allora adesso impugnate la matita e cominciate a disegnare tanti prati fatti bene. Modo che le armate gommate non potranno mai e poi mai cancellare tutti i prati e che mentre li cancelleranno altri prati nasceranno. Wow! Aspetta! Scrittum, c'è anche un post-scrittum, Tito! Man mano che tempererete le matite conservate tutti gli scarti. Dai. A un certo punto sul vostro tavolo, tra circa 5 secondi, apparirà lo scrigno, lo scrigno magico. Contiamo! 1, 2, 3, 4, viva! 5! Wow! C'è lo scrigno magico! Per adesso è completamente vuoto, bambini! Però adesso, mano a mano che disegneremo, tempereremo le nostre matite e conserveremo quello che ne rimarrà qua dentro. Ma dai! Così! Vediamo! Olè! Bellissimo. Wow, c'è il primo ricciolo di matita! Quando i riccioli saranno... Io metterò anche il temperino qua dentro, così lo troverò sempre. Sì. Quando i riccioli saranno tanti e tutto lo scrigno avranno colmato, a quel punto il pianeta Colorium avrete salvato! Yeah! Bene, adesso questa lettera di tuo papà la conserviamo. E passiamo subito all'operazione del giorno. Imparare a disegnare tanti prati. E come si fa? Ora te lo spiego io. Allora bambini, ecco il nostro foglio bianco. Molti bimbi, quando disegnano un prato, cosa fanno? Fanno una lunga linea qua sotto e la colorano di verde. Così, vi faccio vedere. E poi devono fare anche il cielo e fanno una lunga linea qua sopra e la disegnano di azzurro. Ora vi faccio vedere come farebbe un bimbo piccolo un prato. Farebbe così e poi qui tutto verde. Certo, i bimbi colorano meglio perché chiudono tutti gli spazi bianchi, però è solo per farvi capire. E mentre sopra lo farebbero tutto azzurro, così. Vi è mai capitato di vedere disegni così, bimbi, fatti dai bimbi piccoli? Sono disegni un po' sbagliati, perché quando c'è un prato, non c'è un prato e un cielo e poi una striscia bianca in mezzo dove magari si fanno papà, mamma o i fiorellini, ma il cielo
e il prato si incontrano in un punto chiamato orizzonte. Voi l'avete visto mai l'orizzonte? No? E allora lo disegniamo insieme. Guardate, bimbi, questo sbagliato mettiamolo via. Con la vostra manina prendete la misura del foglio. Io ho la manina grande, quindi il mio foglio si divide in una manina, due manine e mezzo. Voi avete la manina piccola, quindi la vostra manina prenderà circa questa parte del foglio. E allora dividete il foglio in tre manine. Una manina, due manine e tre manine, più o meno così. Poi se ne avanza un pezzettino non ci fa niente. Capito, Tito? Sì. Il gioco delle manine. Il gioco delle manine. Esatto. E allora, alla misura di una manina, mettete un puntino qua. E mettete un puntino qua anche alla misura di una vostra manina, proprio così. Dopodiché fate una linea che congiunga questo punto con questo punto. Ma è difficile! Dici? Non... E allora metti una manina anche nel mezzo e fai un altro puntino qua. Ora è più facile. Ora è più facile. E allora, con una linea che non deve essere dritta dritta, unisci un punto e unisci un altro punto. Adesso però... io non voglio fare solo un prato semplice, perché Colorium aveva delle belle colline, vero Bellissime, Tito? Bellissime, tutte colorate. Tutte colorate. Di tanti toni di verde? Sì. Metti una manina qui e prendi un punto qui. Dopodiché metti una manina qui e prendi un punto qui. E poi metti una manina qui e la scendi di un dito, così. E prendi un punto anche qui. A questo punto alza una linea fino a qui, così. E poi un'altra linea fino a qui. Ok, direi che è proprio una bella collina. Ne facciamo anche un'altra? Partiamo dal punto che hai messo qui e metti una manina fino a qui e segni un punto qui. È tutto un gioco di manine. Tutto un gioco di manine e di punti. E di punti. E allora metterai anche wow. un'altra collina fino a qui. E guarda che bel prato avrei fatto. Ora però dobbiamo colorarlo tutto. E dobbiamo colorare sia la parte del prato che la parte del cielo. Quindi, cosa abbiamo imparato fino a qui? Che dividiamo il foglio in tre manine, una, due e tre. Al segno, alla prima manina facciamo un segno da una parte e dall'altra. Se non riusciamo a tirare una linea continua, aiutiamoci, mettiamo una manina più o meno al centro e segniamo il punto. Io alzo il dito mignolo perché la mia manina è più grande, ma tu mettilo il mignolo perché ti ci entra uguale uguale, precisa precisa. Poi, piano piano, unisci tutti i punti e avrai tirato la prima linea del prato, il prato più vicino a te. Poi vuoi fare una collina? E allora è semplicissimo. Metti una manina così, in verticale, dalla parte della base del foglio, dritta così, e segna un punto. Poi metti un'altra manina qui, partendo dal punto del prato più alto fino a qua, perché la collina è alta. E allora segni un punto pure qua. Poi, se non ci arrivi a fare un punto che unisca questo a questo, perché vuol dire che sei piccolo, mentre se già hai 7, 8, 10 anni ce la fai, ma se ne hai 4, 5, forse no, allora metti una manina qui, al centro, sopra il punto di prima, scendi un pochettino di un dito, metti la manina qui, fai scendere l'indice sotto il punto, il primo dito sotto il punto, così ti rimarranno solamente le tre ditine. E metti un puntino qui al centro e fai passare questa linea che va dal basso verso un po' più alto verso un po' più alto e avremo la seconda collina. Ora poi dobbiamo fare la terza collina, quella più lontana di tutti. E allora mettiamo la manina qui proprio sopra al punto proprio sopra il punto dove avevamo fatto il primo pezzo di prato e tracciamo un puntino e dal puntino di mezzo di prima al puntino che abbiamo tracciato ora ritracci la linea e il nostro prato è fatto. Ora prendiamo i colori, che vi insegno anche a colorare il prato. Oggi coloriamo il prato di due verdi, con un verde chiaro e un verde scuro, ma stai attento perché con due colori soli si possono fare tanti verdi diversi. Come si colora? Cominciamo dal verde chiaro. Prendiamo il verde e impugniamo la matita. Ma io ve l'ho detto come si impugna la matita? No, non ve l'ho ancora detto. Allora, bimbi, si chiudono le due dita e si fa un 3. 3. Dopodiché la matita va appoggiata sul medio. Vedete che nel mio c'è il calletto per quanto ho disegnato in questi anni? E allora appoggiate qui la matita. Quindi con l'indice appoggiateci sopra e chiudete. Questa è l'impugnatura perfetta, quella che vi consentirà di fare tutti i movimenti nella maniera più semplice. È come un pulcino, più 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 più. Ok, ritorniamo in me. Adesso cominciamo. Come si colora? Prendiamo un foglio per fare gli esempi.
si colora così? No! Si colora così? No! Si colora così? No! Si colora così? No! Tito, tu lo sai come si colora? Ah, veramente no! Allora ti insegno. Aiutami! Per colorare bisogna fare tanti trattini, uno vicino all'altro, piano piano, così, delicati, delicati. Non bisogna mai lasciare spazietti vuoti e poi si torna indietro. Si va avanti e si torna indietro, fino a quando il colore non è bello intenso, forte, forte. Come bisogna fare per capire se si è colorato bene? Se si è colorato bene, si fa un bel quadratino di prova su un foglio di carta. Quindi prendiamo il nostro colore, piano piano facciamo delle striscette avanti e dietro, vedete, un po' storte, non striscette dritte così, perché se fate le striscette dritte così, poi è difficile mascherare gli errori. Beh, potete anche farlo per cominciare, l'importante comunque è che state sempre attaccati, le striscette su e giù devono essere incollate come tante sorelline, si devono tenere per manina. E allora, o così, visto che si tengono tutte per manina, o così, visto che si tengono tutte per manina, sono tutte attaccate, non così. Avete capito? Avete capito? Proviamo! Cominciamo! Dai, cominciamo in sempre da una parte e piano piano giochiamo a colorare tutto. Bisogna stare attenti perché non bisogna uscire mai dai bordi della matita. E allora cosa vi consiglio? Colorate sempre prima un po' il bordo. Così, in modo che voi non usciate da questo bordo. E poi piano piano colorate tutto il resto. Su e giù, con la manina, su e giù, con la manina. Non lasciate gli spazi vuoti. Non lasciate gli spazi vuoti. E se per caso vi capita di lasciare uno spazio vuoto, che ne so, magari sbagliate e fate così, non è mica da buttare via. Si torna indietro e ci si ripassa. L'importante è poggiare piano piano la matita. Non calcate, perché sennò strappate il foglio e rovinate tutto. Forza! Coloriamo insieme. Ora io aziono il Super Turbo Colorium. Tito, dammi la velocità coloriana, presto! Velocità sbudata, vai! Bravissimo, Ombretta! Vai così, dai! Sì, ora devo temperare la matita. Mi raccomando, usa lo scrigno. Certo che uso lo scrigno, lo apro, prendo il temperamatite e tempero. E non buttiamo i truccioli, eh? Almeno io non li butto, voi buttateli pure. Visto quando la matita è così appuntita, ricominciamo. E mi raccomando, attenzione agli occhi, bravo Tito. Lo so. Quando la matita è così appuntita non dovete calcare mai, ma dovete andare leggeri leggeri, accarezzate il fogliettino, ditegli caro caro. Al colorium è la prima causa di incidente. Eh sì, caro caro fogliettino, ti accarezzo con la punta della matita e disegno un bel prato verde. Forza Ombretta! Ce l'ho fatta, sto finendo! Brava, dai, forza! Sto finendo! Sei fortissima! Oh, dai! Ho fatto uno spazietto, un attimo! Spazietto, guarda quanti spazietti bianchi che ho lasciato! Tito, non mi dici niente! Guarda, ci sono gli spazietti bianchi! Ora li copro! Forza, dai! Sono troppo bravissima! Vai! E allora, Tito, hai capito qual è il segreto per fare bene il prato? Sì, il segreto è fare tanti segnetti uno vicino all'altro come fratelline e sorelline, non lasciare nessuno spazio bianco, essere sempre costanti nel segno. Che significa questa cosa difficile? Andare sempre nello stesso verso? Sì, ecco, questo volevo dire. Parli troppo tecnico, Tito, si vede che sei di colorium. Ora ti insegno un segreto che voi coloriani non sapete. Qui su Arte per Te lo sanno i grandi, perché io glielo dico sempre al corso di disegno, però non sempre lo mettono in pratica questo consiglio. Per fare ancora più bello un disegno, una volta che avete passato la matita, usate le mani. Vediamo. Prendete un dito e fate dei movimenti così circolari su tutto il disegno. Questo spalmerà la grafite anche nei buchini dove non è andata a finire passando con la matita, anche se qui siamo andati a finire su tutto, visto bimbi come è venuto bene? Bellissimo. Se passate il dito è tutto liscio.
Bene, adesso con il dito un po' verde passiamo alla seconda collina, che sarà un po' più scura di questa. Cominciamo però sempre con lo stesso colore di questo prato. Quindi facciamo il bordo superiore, in modo che non usciremo col nostro colore, così. Ma sei fortissima! Eh sì, oramai ho imparato. E adesso, piano piano, andiamo sempre nello stesso verso con la nostra matita. Super turbo coloriano, via! Vai! Ok Tito, sto finendo. Vai che sei forte. Usa quello scuro, dai. Adesso bimbi, come vi dicevo prima, per fare la seconda collina dobbiamo usare un verde un po' più scuro. Da dove abbiamo cominciato? Ripassiamo piano piano. Così. Ci passiamo una seconda volta. Spingendo piano piano il colore sul foglio, eh? Non calcate troppo. Fortissimo. Visto che diventa di un altro colore? È un altro verde! Fate il bordo sotto questa volta, perché questa volta non dovete sbordare nella collina più chiara. E ovviamente anche sopra, perché lì poi c'è il cielo e l'altra collina non dovete sbordare neanche. Quindi facciamo bordo sopra e sotto. I contorni sempre prima, va bene? E andiamo, più veloci forte. Della tour. Color turbo, via! Forte, si stanno mescolando i due colori. Sì, è bellissimo. Senti Tito, ora basta parlare, inserisco il turbo colorium. Ciao! Vieni! Bene, arrivati a questo punto, bimbi, avremo una collina leggermente più scura di quella di prima. Adesso dobbiamo fare la terza e la faremo solamente col verde scuro, passato per due volte sovrapposte e sempre allo stesso modo. Quindi, anche qui facciamo il bordo. Qualche volta voglio venire anch'io a Colorium, però non ci entro nella tua navicella astucciale. Non ti preoccupare. Dovreste costruire... Affitteremo un container. Tito, se non fossi piccolo direi che sei proprio maleducato. Stai assomigliando sempre di più a Gabriele. Impossibile. Devi frequentarlo. Devi frequentarlo di meno. Lo conosci benissimo. Allora bimbi, secondo strato. Più scuro. Calcate un po' di più. Un po' di più, non bucate il foglio. Dai che stai finendo, ancora si mangia. No, ancora non si mangia. Quando lo disegniamo un bel piatto di spaghetti? Qualche volta lo disegniamo, poi tu te lo mangi. Bravo Ombri! Oh, arrivati a questo punto, dito e passiamo sulla parte di prima dove non siamo passati e su quella di adesso. Forte questo passaggio! Eh sì, questo passaggio rende tutto il disegno più morbidoso, più coloroso e più lucidoso. Oh, benissimo! Se il prato di mezzo non vi sembra abbastanza scuro, date qualche colpino così, tac tac tac, separato. Così. Qualche colpetto, giusto per aggiungere un po' di colore. Non importa che siate ordinati, l'importante è non uscire dai bordi, eh? Non usciamo dai bordi! Mai uscire dai bordi. Mamma, papà, aiutate voi bimbi a capire come si deve dare qualche colpetto di colore qua e là senza esagerare. Wow, forza! Aiutate i bimbi! Aiutate i vostri bimbi! Bene, a questo punto il nostro prato è bello e pronto. Stupendo! Ma anche il cielo! Oggi vi insegno a fare un cielo veloce, perché oggi la lezione era sul prato, non era sul cielo, giusto? Il prato l'abbiamo finito. Prendiamo il temperino e prendiamo la punta del colore e spingiamo solamente la punta sul temperino, così facciamo tanta polvere di colore azzurro.
Così. Come quando Tito si taglia i capelli. Quindi, quando il colore sarà arrivato a questo punto, io prendo lo scrigno, lo apro e tempero la punta della mia matita, che oramai si è consumata tutta. E nel frattempo, per fortuna, noi riempiamo il nostro scrigno, così Colorium viene salvata sempre più in fretta. Ma scusa, ma cosa hai fatto quindi? Ho temperi solamente? Sì, sì, tempero la grafite, solamente la polvere di colore, solamente la ho mia. Ho capito. Guarda così, wow. Tito. Sì, sì. Poggio solo la punta e giro, 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 giro più veloce della luce. E si fa un sacco di colore, vedi? È polvere di colore. Bellissimo. E poi lo spolverizzo così su tutto il disegno. La 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 la. Dai, basta così, fai vedere cosa devi fare ora. Un attimo, che loro hanno le ditine monelle, lo spargono un po' dappertutto. Ok, così. Adesso, col dito, prendiamo un po' di colore e facciamo dei movimenti così, tondi. Ombretto, è bellissimo! Visto come si colora piano piano? E non si lasciano i buchi. Così non è colorare, questo si chiama sfumare. Ma voi se lo volete fare lo chiedete. Maestra, il cielo lo posso fare sfumato? E la maestra impazzirà, che dirà: e come lo conosci le cose sfumate? Voi direte: me l'hanno insegnato Tito e Ombretta di Arte per Te. E così mi chiamano e mi rimproverano e mi dicono: non bisogna insegnare ai bimbi come sfumare. Vero Tito? Penso proprio di sì. No, no, le maestre capiranno, sono buone le maestre. Allora, bimbi, se dovete fare una copertura veloce per qualunque cosa, anche voi grandi, sfumate così la matita. È bellissimo questo sistema! Eh sì, è proprio bellissimo. È anche bellissimo perché, vi insegno un segreto, se il prato vi è venuto con qualche buchino di bianco e non avete messo il colore proprio da tutte le parti e siete stati quindi un po' monellini, aspetta che soffio, Voilà! Wow! Che bel cielo! E siete stati un po' monellini che non avete fatto come vi ho detto mettendovi piano piano a colorare su tutto, potete farlo anche sul verde per camuffare le parti che non siete riusciti a colorare. Quindi fate tutto, poi mettete un po' di verde e piano piano lo sfumate dove non siete arrivati a coprire. Io qui avevo tutto coperto, quindi non si vede. Non dovete avere paura di sporcarvi. No, guardate che sono belle le mani colorate. Wow. E poi se ne va con l'acqua. Bene bimbi, per oggi il primo disegnino fatto insieme è finito. Abbiamo imparato a fare un prato, ci siamo sporcati le dita, vi ho insegnato a colorare velocemente un cielo. Beh, possiamo ritenerci soddisfatti, no? Adesso andiamo di là, che io e Tito abbiamo ancora qualcosa da dirvi, vero? Sì, ci vediamo di là. Avete visto, bimbi, quanto è facile imparare a disegnare i prati? È una cosa bellissima. E Colorium presto sarà di nuovo piena di prati. Ogni prato che disegnerete sarà un pezzettino di erba in più nel pianeta Colorium. Mandatemi tutti i vostri disegni, sì, dimmi, mandateli. Postateli sulla mia pagina Facebook di Arte per Te. Fatevi aiutare dai grandi. Io farò lì un album. L'album Il Salvataggio di Colorium, dove pubblicherò tutti i vostri disegni, va bene? Ve lo prometto. Qui sotto, nel box informazioni, qua sotto, bimbi, dove c'è la scritta Mostra Alto, lì troverete il link della pagina Facebook. Postatemi i vostri disegni e faranno parte del Salvataggio di Colorium. Grazie bimbi, vi voglio bene. Ti vogliamo bene anche noi, Tito. Noi ci vediamo la prossima volta per imparare a fare altre cose meravigliose insieme. Temperate sempre le matite. Ciao.